in questo caso nelle amministrazioni. Il momento elettorale per noi è uno strumento, non è il fine, è in questo che noi siamo già vincenti rispetto agli altri, perché noi non chiederemo mai voti. Il Movimento 5 Stelle è lo strumento, è sempre stato lo strumento finalmente per realizzare quel senso di cittadinanza che ci è stato impedito e che qui, specialmente nella nostra terra di Calabria, non hanno mai voluto realizzare. Perché, e questo ce lo dobbiamo dire fino in fondo, cari amici calabresi e cari amici di Mirto, noi siamo stati sempre sudditi di qualche potentato, sudditi della mala politica, sudditi dell'andrangheta e della delinquenza, perché quello è stato lo strumento di potere che ci ha reso schiavi e ci ha incatenati. Il Movimento 5 Stelle è venuto per spezzare queste catene e la responsabilità vi è rimessa per intero nelle vostre mani. Per questo noi siamo semplicemente dei portavoce, noi non rappresentiamo, noi siamo qui per darvi la possibilità finalmente di utilizzare quel potentissimo strumento che è la democrazia, e la democrazia la si svolge e la si utilizza e la si sfrutta nel momento in cui si è nella cabina elettorale. Quello è il momento rivoluzionario massimo di una democrazia ed è quella responsabilità che dobbiamo avere tutti, e adesso con questo strumento abbiamo la possibilità finalmente di esplicarla fino in fondo. E permettetemi di ricordare perché sono stato felicissimo e contento quando Davide ha proposto questa data per ritrovarci qua. Questi semi che abbiamo piantato allora dal 2011 adesso stanno cominciando a diventare dei germogli, perché abbiamo, ahimè, certamente purtroppo li abbiamo soltanto nella provincia di Cosenza, ma noi della provincia di Cosenza abbiamo questo grande onore, l'abbiamo sempre avuto nella nostra Calabria di essere i precursori della libertà. Cosenza lo è sempre stato nella storia ad avere l'essere il faro per tutta la Calabria. Ahimè, abbiamo le liste certificate in Calabria, ma sono dei germogli che, come Davide, che è una grande risorsa per questa terra, di quei giovani che invece stanno scappando e sono stati costretti a fuggire da questa terra per rendere ricche altre nazioni, noi qui li dobbiamo riportare, qui devono diventare quelle querci su cui ricostruire questa Calabria, perché è arrivato il momento che la Calabria ce la dobbiamo riprendere e la dobbiamo ricostruire da zero, perché così ce l'hanno resa, così ce l'hanno fatta diventare. E vi dicevo perché sono stato felice di venire in questo giorno, che è un giorno importante, un giorno della memoria. Io mi ricordo il primo discorso che il Movimento 5 Stelle fece nel Parlamento e in particolar modo al Senato, e fui io ad avere l'onore e l'onere di fare quel discorso durante la presentazione del documento di economia e finanza dell'anno scorso, in cui dicemmo in quel Senato, davanti a chi ci ha condotto nella situazione in cui è il nostro Stato, noi dicemmo che noi siamo entrati nelle istituzioni da cittadini per onorare chi durante la guerra di liberazione aveva versato il sangue per darci delle istituzioni democratiche. Noi siamo entrati per ridare coraggio, per ridare dignità ai cittadini italiani, ed è questo il momento che si deciderà il 25 maggio. Ritornerà nelle vostre mani, come è avvenuto nel 1946, il momento di liberare la Calabria e di liberare l'Italia anche attraverso il voto europeo. Non dimenticatelo, la responsabilità è tutta nelle vostre mani e nella vostra fatica. Grazie a tutti innanzitutto per essere qui, anche alle persone dietro di me. Io sono Sebastiano Barbanti e sono onorato di essere un vostro dipendente e di essere al vostro servizio. Scusate se sono un po' emozionato, ma a differenza del Parlamento, qui c'è profumo di libertà e di onestà. Un profumo che manca da troppo tempo in Calabria e che dovremmo cercare di far ritornare bello forte dappertutto. E questo, come diceva Francesco, dipenderà da tutti noi. Ora, io vorrei rivolgermi, ho visto molte persone non più giovani che sono sedute soprattutto ai bordi. Oggi è il 25 aprile e 70 anni fa veniva combattuta una battaglia di liberazione e di resistenza. Liberazione, una battaglia per i diritti dei cittadini, dei lavoratori e degli intellettuali. Una battaglia per garantire la cultura, per garantire la libertà di pensiero, la libertà politica, la libertà di informazione, come vi ha detto prima anche Domenico, che sta venendo a mancare. Una battaglia per garantire la salute e la qualità della vita, cosa che, come vi ha detto anche prima alcuni di loro, non esiste più. Era il 25 aprile di 70 anni fa e i nostri
nonni pensavano di aver vinto una battaglia e di aver cambiato, di aver messo in moto un cambiamento. Non gliel'hanno consentito. Non gliel'hanno consentito. Perché a distanza di 70 anni, che cosa è rimasto di quel sogno? Che cosa è rimasta di quella democrazia, di quella libertà, di quella qualità della vita? Che cosa è rimasta di quella battaglia? E resistenza, dicevamo, che ormai è soltanto una parola, fatta di lustrini, di medaglie, di sfilate, fatta di approvazione di simboli. È rimasta purtroppo solo una parola. Del suo vero significato oggi si ha paura, la si teme, si censura e si combatte contro addirittura. E lo avete visto che cosa è successo a noi in Parlamento con la battaglia fatta sulla Banca d'Italia, dove hanno applicato uno dei metodi più fascisti nella nostra storia, che è quello della ghigliottina, facendo tacere le opposizioni e regalando 7 miliardi e mezzo di soldi nostri alle banche. Per decenni si sono uniti i fascisti rossi e i fascisti neri, le chiese e le ideologie, il tutto con un unico scopo, quello di rendere sangue quel sogno di libertà che i nostri nonni avevano cercato col sangue di metterlo in piedi. Eppure oggi, a distanza di 70 anni, 25 aprile, le parole liberazione e resistenza, mai come adesso ne avremmo bisogno. Oggi dovremmo rispolverare quella battaglia sospesa nel tempo, dovremmo riprenderla, perché di questo c'è bisogno. C'è bisogno di resistenza verso chi ci affama, c'è bisogno di resistenza contro chi ci opprime, c'è bisogno di resistenza contro chi ci inganna, contro chi ci deruba, contro chi ci depriva di tutte le principali libertà, contro chi ruba e chi mente. E c'è bisogno di liberazione. Liberazione dalle catene della finanza che ci spolpa, liberazione dalle catene dei trattati internazionali che ci stanno portando alla rovina, liberazione dalle catene di un sistema che opprime tutto e schiaccia tutto e tutti quanti. Eppure parlare di liberazione e resistenza oggi è tabù. È tabù. Perché se pronunci queste due parole, se ci credi, se davvero vuoi viverle fino in fondo, vieni immediatamente tacciato con una parola che è quella che gli oppressori utilizzavano 70 anni fa, ed è quella di briganti. E allora, io sono fiero se per questo di essere un brigante. Sono fiero. E la situazione rispetto a 70 anni fa non è diversa. 70 anni fa avevano i nostri nonni le macerie visive, le macerie provocate dai bombardamenti delle case. Oggi abbiamo delle macerie che sono meno visibili, ma che sono più dannose, che sono le macerie sociali. E sono invisibili e sono quelle che ci fanno più male. E allora, come oggi, dovremmo rispolverare, per risorgere tutti quanti insieme, dovremmo rispolverare uno dei principi e dei valori che hanno fatto grande l'Italia e l'hanno resa quella che è oggi. Cioè la solidarietà. Dobbiamo essere tutti quanti una comunità. Perché l'Italia non la cambiamo 100-200 persone in Parlamento, l'Italia la cambiamo soltanto se ognuno di voi ci mette qualcosa del vostro, 5 minuti della propria vita, un modo di pensare, di agire, di rispettare il prossimo. Il fatto che qua ci siano dei candidati portavoce a sindaci di tutte quante le liste, indifferentemente dal territorio, vuol dire che siamo una comunità, ci aiutiamo l'uno con l'altro, è questo quello che ci serve. Pertini diceva che i giovani non hanno bisogno di sermoni, ma hanno bisogno di esempi di onestà, di altruismo. Questi ragazzi sono giovani, nuovi, volti sconosciuti, sono incensurati, tranne qualcuno. Sono incensurati. Loro non hanno dovuto dare le fedine penali, tutti quanti. E sono ovviamente tutte quante immacolate, ci stanno mettendo la faccia. Loro sono la nostra speranza, loro sono la vostra speranza, per riprenderci e per far ritornare quel profumo di libertà e di onestà di cui parlavamo prima, per cercare di evitare che le persone, i bimbi che adesso stanno crescendo, arrivati a 18 anni, se ne debbano andare fuori e debbano rinnegare la propria terra e vergognarsi di essere calabrese. Non lo voglio io, non lo voglio per mia figlia, nessuno penso che lo voglia. E allora dobbiamo ribellarci. Con queste persone
Io dubito che a Mirto avreste avuto quello schifo di discarica che abbiamo visto e di cui prima vi accennava Davide. E il depuratore che ci ha fatto vedere. Con queste persone dubito che ad Amantea si sarebbe costruito un porto favorendo gli amici degli amici e devastando la viabilità e tutto l'ecosistema della zona. Con queste persone io dubito che a San Marco si sarebbe privato di uno dei diritti fondamentali dell'uomo, che è quello della salute. Gli hanno tolto l'ospedale. Gli hanno tolto l'ospedale a San Marco. Dubito che con queste persone a Celico si sarebbe consentito di aprire di nuovo la discarica e far scaricare di tutto là, a danno della popolazione. Dubito che Rende con queste persone, anzi non dubito, sono sicuro, che Rende non sarebbe mai stata sciolta per mafia e non avrebbero mortificato così i cittadini di quella città. Dubito che a Mendicino si sarebbe concesso la devastazione della montagna con tutto il rischio idrogeologico che ne è conseguito, sempre per fare i piaceri agli amici degli amici. Queste sono le persone che hanno il futuro della nostra regione, sono loro che ci possono dare la speranza. Ora, e mi avvio alla conclusione perché non voglio tediarvi più di tanto, facciamo sì che oggi sia un primo passo di un lungo cammino. Facciamo sì che oggi da Mirto parte una nuova battaglia per liberazione e resistenza. Facciamo sì che tutto parta da qui e si diffonda in tutta quanta la Calabria. Riprendiamoci tutti quanti la nostra dignità di cittadini, riprendiamoci tutti il nostro futuro, riprendiamoci la Calabria. Grazie. Vinciamo noi. Ringraziamo ancora una volta tutti quanti voi per essere venuti. Noi del Movimento 5 Stelle di Crosia vi invitiamo domani. Passerà il Calabria Tour con gli altri quattro parlamentari calabresi del Movimento 5 Stelle e l'unica candidata al Parlamento Europeo calabrese, che è Laura Ferrara. E mi avvio a concludere con un ultimo periodo, che è quello che diceva Sebastiano: noi siamo una comunità. So che voi siete abituati a Crosia ad ascoltare attacchi e controattacchi. È nostra intenzione non sparare sulla Croce Rossa, perché abbiamo troppo stima di tutti quanti voi e so di per certo che non vi è fiducia più nelle altre forze politiche. Però voglio dire a queste forze politiche di non approfittare della nostra bontà politica, e voglio avvisarli che, come già abbiamo fatto per la discarica di Sciolle, qualsiasi cosa buia, strana che vedremo a partire dall'elezione e la scelta degli scrutatori del 3 maggio, noi informeremo Francesco, informeremo Sebastiano e faremo una manifestazione se qualcosa non va. Da oggi in poi, se vediamo una determina strana, facciamo una manifestazione. Da oggi in poi, se vediamo una delibera di giunta strana, speriamo di non vederla visto che andiamo noi, se non andiamo all'opposizione, cioè se non andiamo in maggioranza, andremo all'opposizione e faremo battaglia, saremo la luce di questo paese. E come dice Grillo, se tu accendi la luce, il ladro non può più rubare. Grazie a tutti.